Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi, come avete visto dal titolo, voglio aprire con voi il calendario dell'avvento di Douglas. Eccolo qua. Allora, questo, sapete che nell'altro video ho provato questa serie dei calendari dell'avvento, che vi è piaciuta, e nel mentre ero andata a Idea in Centro per le novità di Natale e quindi mi hanno dato il calendario e ne ho approfittato, ho detto apriamolo con voi. Questo è il Luxury Advent Calendar Beauty, il prezzo è di 39,95 €, ma ho guardato sul sito, ne esistono di più piccoli, sempre da Douglas, perché ci sono quelli tutto make-up o tutto skincare a 29,95 €, aspettate che guardo sul sito, ho detto una sciocchezza, a 24,95 €, sempre da 24 caselle, sempre sul sito, se no c'è anche quello. E calendario dell'avvento con tutti i marchi di Douglas, quindi non monomarca di Douglas, ma con tutti i marchi a 49,95. Quindi questo qui è una via di mezzo. Da quello che ho capito, dovrebbe contenere solo prodotti Douglas, ma non voglio assolutamente spoilerarmelo qui dietro. Vi dico subito che pesantissimo e vi dico subito che state attenti a questo video se vi piace, se vi incuriosisce, anche perché tra poco ci sarà il Black Friday e quindi sicuramente ci sono le promozioni. Questo è disponibile sia in negozio che sul sito, non è andato sold out e direi di iniziare a spacchettarlo. Oltretutto, sapete come l'altro video che estrarrò per farvi un regalino una persona tra quelle ovviamente iscritte al mio canale per ricevere qualcuno di questi prodotti, quindi magari non li swatcho adesso. Dunque, io direi di capire anch'io come funziona. Ah, ok. Questa si toglie. Qui c'è lo spoiler, quindi via. Ma è bello. E sperate che l'avevo visto solo aperto così in negozio, guardate. Magnetico. Ok, dentro ha due cassettini, uno e uno due, e dentro ogni cassettino ci sono le caselle. Quindi è bellissimo anche da tenere, vuotare ovviamente dai prodotti e tenerlo perché è bello, cioè, bello. Ma noi iniziamo intanto ad aprirlo. Dunque, lo appoggio un secondo perché apro e estraiamo le caselline perché così faccio molto prima. Ok, e quindi resta così. Noi al momento lo chiudiamo e comunque vuoto continua a pesare, quindi è di buona fattura proprio lui. E lo spostiamo qui. Andiamo in ordine come l'altra volta. Scusate, ma qui non capisco. Per forza che non capivo io questa cosa in negozio, mica l'avevo vista. Guardate. Oh, non ci riesco più. Ah, devo aprire qui prima. Aspettate. No, vabbè. Quindi ha un'altra parte dove è sopra con le caselline dentro, ma è spettacolare. Quindi adesso senza fare troppo riflesso vedo se riesco a estrarle da qui. No, non riesco a estrarle. Perfetto. Vabbè, le apriremo direttamente qui. È che fa un po' di riflesso. Aspettate. Adesso va bene tutto, ma quindi questo è proprio un portagioie. Ecco perché era pesante. Però resta pesante. Non mi quadravano le cose perché mancavano dei numeri. Allora, il negozio era aperto con i cassettini, non con anche la parte sopra. È bella da vedere. Allora, a questo punto partiamo. Dunque, iniziamo con l'uno. Non mi quadrava perché non c'era l'uno. Vediamo. E nell'uno troviamo Kiss and Call volume mascara. Un mascara in mini size. Bello. Molto carino. Poi andiamo avanti con la 2, che sarà. Adesso io ho tre caselle, mi sembra di fare la tombola. La 2 è qui. Avete presente la tombola quando devi cercare nelle caselle?
Ecco, non è facilissimo da aprire, però va bene. Oh, iniziamo con gli smalti. Sono impastrati molto bene, ma toglierli. Questo però è un full size Nail Polish Matte 700 Natural Matte. Ok, 3. E dopo davvero faccio la tombola. Il 3 è nell'altro cassettino. Mi si è aperto tutto, ma va bene perché comunque non è uno spoiler. Ah, quindi è proprio un misto viso-corpo, perfetto. Douglas Air True Volume Refreshing Dry Shampoo. Shampoo secco, ottimo, comodissimo, questo mi piace. È un 50 ml fatto così. Ma sapete che dovevo comprarlo? Perfetto, anche perché oggi ho questa acconciatura molto posticcia per tenere fermi i capelli, quindi ok, andiamo avanti perché qui la storia è lunga. Il 4, eccolo qui. Mystery of a Mamma Home Spa Rose Argan Crema Mani, una crema mani da 30 ml. Ci piace. E andiamo alla 5, che sarà da qualche parte. Piccolina. Cos'è? È una ampolla, oltretutto mezza vuota di Clear Focus. Non me la voglio spoilerare, ma devo capire che cos'è. Aspettate. E in tutto questo ho capito solo che è un'ampolla purificante per il viso. Allora ecco perché forse ce n'è così pochina, perché serve. Mettiamola qui dietro perché se no. Quindi andiamo alla 6, che è qui. Allora, bellissimo il calendario, ma aprirlo, ragazzi, è una tragedia. Ok, mi sono rotta le scatole, mi sono munita di limetta per unghie, perché se no domani siamo ancora qui. E nella 6 abbiamo. Excelsior Eyes, quindi Eyes 5 in 1 mascara volumizzante. Questo, ragazzi, è un full size. Ci piace. Ah, sigillato sempre e anche questo è proprio sigillato con la plastica. Quest'altro mascara non è sigillato, ma comunque sia non lo apro perché intanto perché si secca, non è giusto. Poi perché vi ho detto che alcuni prodotti ve li do a voi. E adesso andiamo alla 7. Eccola qui. Vediamo. Ma che carina. Una blender per il trucco. Fatta così, non è molto morbida, bisogna vederla da bagnata. Comunque è carina. 8. Qui. È un rossettino mini. Forever Red. Allora, a questo punto io non so se lo tengo io o se lo do a voi, però lo apro solo per farvi vedere il colore, non lo sguacciamo, eh? Tengo io comunque. Anzi, è sicuro che lo tengo io perché sto letteralmente distruggendo la confezione per riuscire ad aprirla. Cioè, ma non si apre. Devo togliere proprio tutta.
La plastichina. Il colore rosso l'abbiamo trovato e ci piace. Poi a questo punto 8 andiamo a mandare alla 9, che è qui. Che bello, cos'è? Cioè, ho capito cos'è, ma voglio vederlo bene. È uno specchietto, secondo me. Che non si apre neanche a pagare. Ok, sì, è uno specchietto doppio. Carino, da borsetta, carino. 10. Eccola qui. Lipstick Fixer Top Coat Shield per labbra. Quindi è trasparente. Pensavo fosse subito uno smalto, invece un top coat per rossetti. Questo ci piace da provare. E siamo ancora alla 11, che è qui. Molletta per capelli, sempre molto utile. Andiamo alla 12, che è qui. Cos'è questo? Che bello! Plump and Gloss, un lip plumper per le labbra nel colore Natural Plump. Bello, sembra anche un full size, è comunque molto bello, ci piace, molto molto bello. E dobbiamo andare alla 13, eccola, ormai credo di aver capito, quando sono piccoline credo di aver capito, anche perché non è la 13 questa ma è la 15, la 13 scusate è questa qua. Ecco, due cose, si apre male e i numeri sono scritti male, tutto con questo stile arrotondato, però difficile da leggere. E nella 13 invece troviamo Air Grow Style Siero in Olio Argan e Jojoba per i capelli da 50 ml. Quindi andiamo alla 14. Ah, quindi tutte e due qua. La 14 è questa qui. Immancabile, ma ci va bene. È una mini matita per occhi, ovviamente nera. Ci sta il prodotto rosso e la matita nera ci stanno. E quindi la 15, che io dico dalla forma, credo di sapere cos'è. Esatto. Un'altra ampollina è diversa, sembra diversa. No, sempre Perfect Focus. Ah, no, no, è diversa. Infatti mi sembrava perché vedete, una è più trasparente e una è più opaca. Ah, questo è il Perfect Clear, questo è il Perfect Focus. Ok, mettiamole lì, giusto da provare per una volta, forse due. E fatto la 15, quindi devo fare la 16, che è qui. Oddio, mi si sta aprendo tutto. Sì, non è fatto bene con confezione. Comunque, nella 16 troviamo Joy of Light, Lemon e Jasmine, crema mani, sempre da 30 ml. Ci piace. E quindi andiamo alla 17. Che è qui. Lo smaltino rosso in mini size, è carino, è proprio di Douglas. Earth Break, carino. Cos'è
Cosa ho aperto? La 17, quindi devo fare la 18. La 18 è qui. Cuticle cream, quindi una crema per cuticole. Utile. Idratante intensiva con olio di cocco sigillata. Ci piace. Quindi 19 qui. Energy cream. Energizing cream per la pelle. Sempre della linea Perfect Focus. Quindi quello è il siero e questa è la crema, probabilmente. È un 20 ml. Ma per provare la linea ci sta. Andiamo alla 20, quella con il Q2. Quindi abbiamo quasi finito. La 20 è qui. Oh, che carino. Questo è un full size, sicuramente. E infatti è sigillato nella plastica. Ultimate Satin è un gloss. Fervor Pink. No, Long Lasting Liquid Lipstick. Quindi è un rossetto liquido a lunga durata. Ci piace. E 21 e finiamo questo cassetto con la 21 che sta venendo via tutto, perfetto. Cos'è? Ah, una spugna Konjac, mi piace e mi trovo bene con queste spugne. Avevo una che si è quasi distrutta la mia, perfetto. Questo ci piace molto. Allora, dobbiamo fare la 22, così finiamo anche questo cassetto. E nella 22 Makeup Primer, un primer sempre utile da 8 ml. Poi 23 e 24. Allora, la 23 è piccina. E non si apre neanche a pagarla. E troviamo un pennello in full size, direi 242 all'over e shadow. Mi piace, bello, belle setole, si impugna bene. Questo direi che è un full size dalla dimensione. Sì, ultima casella, la 24. E quindi, dato che è ancora pesante, io voglio un prodotto da vigilia di Natale. Voglio proprio un prodotto, quindi. Adesso mi parte 24 Mini Best of Colors. Questa è una palette di ombretti che è sigillata, ma almeno farvela vedere il colore. Capisco non fare gli swatch, ma almeno farvi vedere i colori. Molto sigillata e molto bella, anche per capire se è integra. Allora, è fatta così. Allora, togliamo il pennellino, tutti su nude bronzati, bella, bella, ci sta, è un bel 24, ecco. Allora, dunque, questa era tutta la palette e il calendario, perché sono tutte vuote le caselle. Controllo per sicurezza, sì. Cosa dire? Sì, mi è piaciuta, abbiamo detto 49,95. Mi è piaciuta perché c'è un po' di tutto, c'è un po' di make-up, c'è un po' di skincare, c'è un po' di prodotti per i capelli, tipo lo shampoo secco, grazie perché devo comprarlo, c'è il prodotto rosso natalizio, ci sono pochi accessori, cosa che mi piace perché la spugna Konjac, sempre utile, la spugnetta da make-up ci sta. Lo specchietto è quello che, vabbè, carino.
la molletta per capelli e proprio il giorno che non sapevate cosa mettere, potevate mettere un altro pennello invece che la molletta, ma io le uso sempre, quindi ci sta. Gli smalti ne abbiamo solo due, uno in full size e uno in mini size, e quindi ci piace. Stessa cosa per i... No, questo è un gloss, un plump, poi c'è il rossetto liquido e il rossetto in crema, ci piace. Due full size perché sono sigillate nella plastica e un mini size che è comunque il prodotto rosso, che a questo punto, visto che ho detto che tengo io, lo swatchiamo anche. Ci piace assai e niente, direi che mascara, due tipi di mascara di cui uno in full size e uno in mini size e niente, è una cosa, è un bel calendario, sì. Oltretutto, cosa importante, importante da ricordare, è che è riutilizzabile. Cioè, adesso rimetto dentro i cassetti e questo è un vanity bellissimo. Oltretutto con... Non riesco mai ad aprirlo, ok, qui. È tutto super magnetico e lo specchio è un bello specchio, è pesante, cioè bello, bello davvero, molto carino, molto bello da regalare, è un bel regalo da tenere, da regalare. E sì, basta, mi è piaciuto, va bene per chi ama il make-up o chi la skincare. Ecco, unica cosa, queste due fialette, però capisco che come lo metti, questi sono sieri, quindi un campioncino di siero. Sì, potevate fare il campioncino, tipo come questo il primer, potevate fare il campioncino, ma in vetro non si perdono gli attivi, quindi posso capire. Basta, è un calendario che mi è piaciuto. Fatemi sapere voi se vi è ispirato, se vi è piaciuto, se lo acquisterete, se aspetterete gli sconti, le promozioni. Fatemi sapere tutto e vi ricordo che alcuni di questi prodotti li riceverà una ragazza a caso tra quelle che commenteranno, quelle più attive, ed è per fare un regalino anche a voi. E niente, al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!